Vergini incinte, BDSM, fetish dei piedi, zoofilia e onanismo, solo su Padre Kind Live. Mm -hmm. Prego, prego, accomodatevi, tra poco iniziamo. Buonasera la nostra Lara, buonasera Spark, buonasera Sbario, buonasera DM, buonasera Jenny, buonasera Kraven, Izza, Rintaro, buonasera Il Chan, buonasera Fughetta, buonasera Capcaos, Chaos, buonasera Mario Liric, Alberto, Paolo, mangiavano prana i giganti. degrai Buonasera gambero ventoso Buonasera Sasma Buonasera, Nox. Ricordiamo il link affiliato Amazon per supportare il canale senza spendere mezzo centesimo di euro. Buonasera, Chiara. Buonasera, Bob. qui, buon mercoledì sera a tutti figlioli, come andiamo, come state, come avete passato questo martedì che non ci siamo visti, come avete onorato il disagio in questo giorno di pausa tra il lunedì e il mercoledì, voglio, voglio sentire le vostre storie, se il disagio si è manifestato a voi, eh, se avete qualcosa... Sì, è il page, così da lì puoi fare acquisti che desideri. Ah, ok. Eh, schienato, andate, ritorno a Genova in giornata. Domani sono a Torino, venerdì a Cesena, giro più io che la merda nei tubi. <ride> Bella metafora, Alberto. Buonasera, Granaglione. Ben arrivato, ben arrivato. Questa sera parleremo, ovviamente, come da titolo, dei giganti dei giganti che sono esistiti veramente non potete immaginare quanto ho bestemmiato oggi mi si è bloccato il laptop eh, prima che potessi salvare il progetto su cui stavo lavorando da ore vabbè allora lì ne sono arrivate in cielo ne sono arrivate immaginiamo immaginiamo dicevo i giganti i giganti che eh, esistono veramente e ovviamente il riferimento alla credibilità dei giganti spesso è un testo uh, che conosciamo bene perché è un testo pieno di verità eh, ricorda i giganti che sono esistiti se no a che servono le porte del duomo esattamente. invece mi fa sapere che potrei sbloccare il no smoke a, alla a quando la prossima maratona Basta, per il prossimo altro lo tolgo. Ma che vuoi onorare, padre? Ieri ho scoperto come si chiama una tizia in azienda che sono due mesi che mi saluta chiamandomi per nome e io rispondevo con Weee <ride> Ecco come ho passato la giornata di martedì. <ride> fantastico, Spark! Fantastico. Io sono in ferie tutta la settimana, devo riprendermi dal 25 aprile. Ottimo, Granaglione. Buonasera, Pastafarian, ben arrivato. Buonasera, è arrivato tardi? No, siamo, ancora dobbiamo iniziare. Buonasera, Lilde. Ben arrivata. Mm. Buonasera, Emica. Alla... alla René Ferretti. Wee! Allora, allora. Ho un po' di materiale questa sera, faremo dei giri sui giganti, poi andremo a rispondere ad altre questioni, ci saranno delle interviste a dei personaggi noti per quanto riguarda eh, l'esistenza dei giganti. Buonasera, stellissima. C'erano sulla Io Terra i giganti li a Fedebri anche dopo, passo biblico, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste portavano loro dei figli. Sono questi, gli, de gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Io ho, ho ripreso a studiare, quindi bestemmie più Alessio, più marito, più sclero, più tisane, dietetiche. Devo perdere 10 kg. Eh, sono vive presidente in una... Sono vive di una sezione di Milano: eh, ampi, tra uh, corone ed eventi. Eh, sono ah, so ok, sono viva, ok. Eh, presidente, di Milano, sono morta. Pare già che mi trovo in vera di disagio, vorrei sputtanarmi completamente raccontando una storia estremamente imbarazzante che ho eh, esperito al parco giochi con le bimbe. Posso? Come no? Vai, vai. Buonasera, Trinità! E così nasce nas Hercules. Buonasera, Roberto! Cosa ti sei messo a studiare? Chiede Valentina alla nostra funghetta. Vediamo, vediamo Spark cosa ci racconta questa sera prima di iniziare la nostra, ehm, il, nostro viaggio, il nostro viaggio verso eh, lidi sempre più profondi di disagio intanto apriamo, apriamo un po' la, la, prima, la prima visione di questa sera l'apriamo solo così in anteprima e iniziare una, con una carrellata di prove inconfutabili da il solito canale, canale clickbait Buonasera a tutti per colpa degli Elohim satanici. Oggi la connessione va avanti a calci in culo, quindi mi eh, staccherà spesso. Accidenti, mannaggia. Buonasera Gianfrassino. Tutta la settimana in reparto a lavorare come uno schiavo, regolarmente regolamentato dalla Bibbia. Esodo 21, 20. Eh, che è molto interessante, dice Trinità. Sto studiando per una certificazione di Finance and Business Management. Eh, per aprire il mio business, qui di inglese a. Matematica e eh, no, inglese è matematica, ok. Se no, non mi piace. Allora, allora, ho scritto male. Sono vicepresidente di una sezione ampi di Milano tra commemorazioni, posa di corone ed eventi. Mi ci vogliono due giorni per riprenderli, ok. Buona a tutti. La messa è iniziata da molto. Buonasera, Gianfri, No, ancora dobbiamo iniziare. Ancora dobbiamo iniziare. Ci stiamo salutando. Stiamo chiacchierando. Pare non sa neppure pronunciare mat matematica. No, aveva scritto Martematica. Per questo mi ero sbagliato. Allora, vediamo. Sp Spark sta scrivendo nel frattempo. Immagino, Assegimba! fa conto che io, da quando ho finito l'università, non ho mai smesso di studiare. Mi sono scelto un mestiere di merda. Ok, vedo che viviamo tutti nell'allegria. In pratica, c'era mia figlia che giocava con un bimbo. Il papà di questo bimbo stava lì. Io lo guardo e faccio, uè, Peppe, lui mi guarda in faccia con la faccia di chi cazzo. Sei e fa, uè, non mi ricordo, io come, io come no, abbiamo giocato insieme per anni, sei rincoglionito. lui, eh sì, io, togliti gli occhiali da sole, ma non sei Peppe, il... ah, non sei il Peppe che dicevo io. <ride> okay. oh, so. Uè, Peppe! tagliato. ha dato pure del rincoglio. Tagliato... sì, sì, capito. Ingegnere informatico, si studia tutti i giorni. Buonasera, Alf, la matematica eh, eh, si occupa di marziani, oppure di arti marziali. Allora, intanto Lara ci ricorda di nuovo il link affiliato a Amazon. Allora voi fosse eh, in come ho detto l'altra sera, a comprare su Amazon. Potete usare direttamente il mio link per supportare il canale senza spendere e anche una caccola. Non hai fatto il comando perché sì, c'è santa, santa Lara. Grazie, Lilanto! Grazie del Raid, sì. ben arrivati, ben arrivati, ancora dobbiamo iniziare. Siamo ancora nella prechiacchiera. Buonasera per Buonasera e eh, buonasera anche Cordolli. Buonasera l'ilanto. Grazie mille. Fatevi uno shout out, a Lilanto. già fatto, già fatto, che bravi, che bravi. Ha fatto Lara, ha fatto Lara. Ha fatto Lara. Fantasma Formaggino. Me arrivato. Buonasera, Tarallosauro. Buonasera tarallosauro. Ma che, che, che cacchio di, 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 di emoticon è quella? Che cos'è? Il l'uomo biscottino. Allora, questa sera, questa sera, Caralanto dico anche a te: parleremo dei giganti. dei giganti, queste figure che sono realmente esistite, anche perché lo dice la Bibbia. Quindi è chiaro che ci siano delle verità che loro vogliono tenerci nascoste. È ovvio. <ride> Esattamente. guai 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 guai. Allora, allora. Iniziamo ovviamente con una, una carrellata, una spiegazione così eh, riassuntiva del mondo dei giganti. I giganti sono veramente esistiti, lo dice un famoso manga, è vero, Allo? Eh, lo dice la Bibbia, quindi che è, che è come se lo dice la Bibbia, poi è la stessa cosa. Lo dice la Bibbia, quindi i nazgûl esistono perché lo dice il Signore degli Anelli. Eh, certo, se devo essere proprio bravi a tenere nascosti i giganti, che sono appunto colossali, Sono dormendo, cazzo, se li so infilati. Eh, sono sempre loro, sono sempre loro che tengono nascosta la verità a noi, umanità. Eh? A noi, umanità, eh, schiava di queste razze aliene potenti, immortali. E chi più, ha, chi più ne ha più ne metta. Loro, sono loro. Con il TM, esattamente, marchio registrato loro. Allora iniziamo con, uh, così, a, a capire, non ce lo dicono, a capire chi sono i giganti, che cosa, la storia, da dove arrivano, se ci sono prove, se ci sono uh, cose che ci hanno tenuto nascoste. Questo è un video clickbait, proprio così che ne riassume un po' le generalità. Dei giganti, si parla in ogni testo antico, esseri simili agli umani, ma dalle dimensioni enormi. C'è chi pensa fossero antichi dei, chi visitatori dallo spazio. E che una razza di umanoidi è ormai estinta. Mm. In epoca moderna il mito dei giganti viene considerato poco più che una leggenda, appunto. Ma in passato... Bramaccio Capadonda... Sì. Come più di recente. Vari ritrovamenti sono stati fatti. Eh. Vari ritrovamenti sono stati fatti. Siamo nani sulle spalle di giganti. allora qui è interessante la dinamica che adesso andremo a vedere. Poi essendo i popoli antichi mediamente più bassi di oggi, i giganti veri saremmo noi, però sì, dettagli, è solo genetica. Pare che ho scoperto i giganti. Allora, dicevo, è interessante: nessuno fa video fuffa clickbait come The Zapper. Esattamente, ci sarà qualcosa che sono riusciti a tenerci nascosta. Questi complottari tro trovano tutto. Ma è un video serio oppure iperculano? No, no, è un video serio. È un video clickbait: che sono quei video che. Eh, diciamo, alimentano il mistero. No? Eh, non sono né apertamente schierati, però ti fanno credere che c'è qualcosa di misterioso dietro. C'è comunque qualcosa che è stato nascosto da menti sopraffine, e ovviamente sono tutte cose che eh, la gente trova su Facebook. Cioè, le nascondono questi, del, questi potenti, riescono, non riescono mai a nascondere bene un cazzo, visto che poi. Dopo la febbra abbiamo i giganti, esatto. Ed oggi ti presenterò alcuni articoli di giornale importanti che riportavano scoperte incredibili di cui oggi nessuno parla più. E, scoperte incredibili di cui oggi nessuno parla più? Allora, qualcosa è stato sottratto al sapere umano? Durante il XIX secolo vennero pubblicati molti resoconti di scoperte... Grazie, PIRDNA, Grazie mille, cinque mesi! Ho rinnovato offline, vi rendo partecipi del mio rinnovo, un giusto? DNA. dovete renderci partecipi, così vi appioppiamo i numeretti della riffa. Grazie mille, Pir DNA. Serenca scopre sempre tutto, abbiamo anche Serena, Scoperte di scheletri umani, stranamente grandi, ritrovati in antiche tombe sparse in tutto il mondo e soprattutto in Nord America. Oggi nessun media menziona più scoperte sui giganti. Ed in tanti pensano che scheletri giganteschi vengano ancora scoperti in giro per il mondo. E velocemente. È partita la musica, non si vede l'animazione abbonamento. Sì, perché c'ho la finestra sopra, invece deve stare sotto. Allora, aspettate, che la mettiamo sotto. Tipo qua, vai. Classificati e nascosti. Ma a quanto pare non era così all'inizio del XX secolo. E qua. Grazie, Emanuele, grazie del follo! Quasi ogni anno c'era almeno un articolo che annunciava la scoperta dello scheletro di un nuovo gigante. Anzi, sembrava quasi naturale negli Stati Uniti ritrovare ossa di giganti quando i primi coloni iniziarono a scavare nei vecchi tumuli funerari per costruire fattorie, strade e città. Ed il New York Times in particolare scrisse in numerosi articoli riguardo queste scoperte. Quindi ora, leggiamone qualcuno assieme. Lateralmente, ti lascio l'articolo originale. Nell'articolo si legge. Un teschio dalle dimensioni svalorditive e con una forma singolare è stato ritrovato tra le reliquie dei costruttori di tumuli nella valle del Fiume Rosso. Il tumulo era a largo 19 metri ed alto 4. Verso il centro sono state ritrovate le ossa di una dozzina di uomini e donne misti alle ossa di vari animali. Il teschio in questione era l'unico in perfette condizioni, e vicino a questo sono state scoperte anche alcune ossa incredibilmente grandi. L'uomo che le possedeva doveva essere. Oh, beh, certo, ci metti immagini di Skyrim. Ma... Sarà evidentemente un gigante. Un'indagine più approfondita del tumulo e del suo contenuto verrà fatta dalla Historical Society. Un articolo che non vuol dire un cazzo, no? Se tu la devi prendere seriamente come eh, indizio o prova dei giganti, non vuol dire un, una ceppa, perché non spiega un cazzo, non spiega le dimensioni del teschio, magari era gigante rispetto alle ossa trovate nel, nel tuo. So, un altro articolo, pubblicato sempre dal New York. Chissà perché quello gigante era in perfette condizioni, esatto. Times dice invece. Esatto, La scorsa proprio. settimana un piccolo tumulo vicino Homer è stato aperto da alcuni scolari che hanno trovato uno scheletro. Da alcuni scolari, proprio ricercatori attenti. Di recente è stata fatta un'ulteriore indagine, e a diversi metri sottoterra, in una grande stanza con pavimento in pietra e corteccia sono era. stati scoperti quattro enormi scheletri. Porca miseria, Lil Chan, è vero. Tre che superavano i due metri di altezza. Ah, vabbè, due mari d'altezza sei cioè, gigante. L'ultimo arrivava quasi visuale, a due metri e mezzo. E ma... il seguente articolo venne pubblicato sul San Antonio Express. E par... Arrivo e sento già cazzate. Mi disiscrivo. Ma è la serata del mercoledì con chi che ti aspetti? Quando mai abbiamo detto? Abbiamo parlato di cose reali. Eh, per essere gigante, basta poco, specialmente in Sardegna. Mia amica Sarda mi ha detto: Ma tu sei alta, sono un metro e sessanta. Sei un gigante in Sardegna, Iza. Eh, era trovato vicino a una centrale a Springfield esattamente. Eh, come fanno degli scolari ad aprire un tumulo millenario? Lascia perdere. Cioè. Parla di un teschio gigante, grande il doppio di quello di un normale essere umano, e mostra anche un'immagine. L'articolo recita. Un gigantesco teschio è stato dissotterato dagli operai della VPA, vicino Victoria. Un mio amico di classe di liceo era quasi due metri, ma non lo chiamavamo gigante. Al massimo qualcuno gli ha detto che era alto e cazzone. Così. Buonasera, Shot, ben arrivato. Ritenuto il più grande mai ritrovato al mondo, scoperto su una spiaggia del Texas, vicino alla contea di Vittoria, in un legno. grosso e antico tumulo, si pensa possa essere il teschio umano più grande mai ritrovato negli Stati Uniti e probabilmente nel mondo intero. Due volte più grande del teschio di un normale umano. Wow. I resti sono stati dissotterrati da V. Duffin, un archeologo che stava studiando il tumulo. Per un progetto della VPA e sponsorizzato. Mi serve un casco per la moto, questo teschio fa, al caso mio. Saranno gli stessi scolari delle teste di Modì? Dall'Università del Texas. Nello stesso tumulo e alla stessa profondità è stato trovato anche un teschio delle dimensioni normali. I frammenti raccolti nel tumulo sono stati ricostruiti in laboratorio sotto la supervisione di antropologi fisici. È attualmente in corso uno studio per determinare se l'enorme cranio possa appartenere ad una tribù di esseri umani straordinariamente grandi o si tratta solo del cranio di un uomo con qualche anomalia, magari affetto da gigantismo, dato che sono state ritrovate anche varie ossa umani gigantesche nello stesso sito. Quelle che sono le chiappe di un gigante. Un altro articolo del New York Times, risalente al 1897, recita: uno dei tre tumuli recentemente scoperti a Maple Creek. La scavo è, è lo scavo essere tipo: tieni, guarda, abbiamo messo un. un teschio sole unicamente per farti capire quanti erano grossi, va che culo. È stato aperto, e dentro è stato ritrovato lo scheletro di un uomo dalle dimensioni gigantesche. Le ossa misuravano dalla testa ai piedi quasi 3 metri, e si trovavano in un discreto stato di conservazione. Il per, per fare, per fare più pathos, cranio aveva un volume di 15 litri. Accanto al corpo sono stati ritrovati alcuni oggetti in rame ed altre reliquie. Il tumulo da cui sono state recuperate tali cose è alto 3 metri e largo 10. Gli altri due tumuli verranno presto scavati anch'essi. Il prossimo articolo viene invece dal St. Paul Globe e risale al gennaio del 1904. Le ossa di uno scheletro umano alto 3,30 m. Vabbè, tutti articoli secondo cui eh, insomma i giganti effettivamente abitavano la Terra, no? Abbiamo anche altre, altre diciamo, come dire, prove. Andremo a parlare di strutture gigantesche, di megaliti, di massi enormi che in passato venivano trasportati da un punto A a un punto B. Ma poi a livello proprio meccanico, un essere umano con quelle proporzioni non, non dovrebbe tipo avere problemi terrificanti a ossa, tendini, organi interni, fare. Cioè. Ma con quali attrezzature? Neanche oggi noi con le moderne attrezzature, con le nostre gru, eh, con i nostri camion riusciremo a trasportare un simile peso, colonne di pietra gigantesche. Rimane sempre un mistero, ma andiamo subito a scoprire... È bello come questi misteri si alimentano semplicemente su, sull'ignoranza, cioè non conoscono, oh, liquid, non conoscono la cosa, non conoscono le questioni, non conoscono loro. Eh, come facevano a muovere magari i massi di una determinata eh, determinata massa, determinata entità, determinata grandezza, loro non sanno come facevano. Non riescono a spiegarselo loro. Non vanno a studiare come effettivamente facevano. A muovere al, al, alcuni megaliti. No, no, non no Loro è il mistero. Wow! Allora sarà stato qualcosa di ancora più misterioso e inverosimile. Quindi i giganti, quindi gli alieni, quindi forze fantasmagoriche. Il termine Ma che cazzo di sigla era! Ma che cosa abbiamo visto? Ma perché? Ma che c'entra col canale? Guarda. Di arte megalitica. Gli storici dell'arte intendono riferirsi a tutte quelle opere di Molte volte le megalie erano fatti con materiali relativamente leggeri come l'arenaria, che di base è sabbia molto compressa. Che cringe ammazza che sigla di realizzazione, una sera rosale in cui sai. gli esecutori si sono serviti di gigantesche rocce o pietre per esprimere i valori estetici propri di un'epoca così l'architettura megalitica si è avvalsa di enormi blocchi di pietra per realizzare strutture architettoniche di considerevole mole mentre la scultura ha dato forma a grandi... sei solo geloso della loro sigla, è molto più danzante della tua ammetti. Ma, ah ma era la sigla, meno male, pensavo fosse, mi fosse risalito il trip del Natale del 2015 li Vuoi video del tipo dei ragazzi che smuovono e alzano? Ah, ok, perfetto. Ma, ma mandamelo, mandamelo, linkamelo, linkamelo su Telegram che lo faccio vedere dopo. Anni massi per creare le prime Infatti statue. mi riferivo proprio a quelle. È considerata architettura megalitica. Edificazioni come i Mehir, i Dolmen, i Cromlec e le mura ciclopiche. Le prime tre appartengono cronologicamente. Ma sta tipo sta fuori sincrona cifra? Traticamente al tardo neolitico. esattamente al quinto millennio a.C. Le seconde al medio, tarda età del bronzo, secondo millennio avanti Cristo. I primi sono opera di culture sviluppatesi nell'Europa occidentale. Le seconde sono frutto di civiltà fiorite nel Vicino Oriente. In entrambi i casi manca la certezza riguardo l'identità degli artefici. Sull'attribuzione della paternità gli, acc Buonasera, gli accademici si dividono in due correnti. Anche okay, qui quando cominciano a dire gli accademici si dividono in due correnti, già comincia a sentire la puzza. Cioè, ovvero ci sono gli accademici che dicono una cosa con prove alla mano e poi ci sono gli accademici alternativi, i ricercatori alternativi. Vabbè. Una filo autoctona che prevede gli autori appartenenti a culture locali, e l'altra filo alloctona, che vede gli autori appartenenti a culture provenienti dall'esterno, ah, quindi vabbè, molto okay. probabilmente di origine aliene. Da ah, no! parte della seconda corrente, alcuni studiosi che identificano in queste culture esterne la civiltà atlantidea. Nel caso del per un attimo che sarà da e ho detto sai autoctoni oppure d'origine esterna magari popoli che arrivavano da altre terre no no questi stanno proprio oltre quindi niente hey men here dolmen e crom ma come così sì, senza, senza manco una. manco invitati a cena capito è la cultura pelagistica atlantidi e pelasgi sono due etnie distinte tanto per origine che per epoca gli atlantidi sono originali della fantomatica atlantide continente Ah, fantomatica è giusto. ...scomparso però. nel 10.000 a.C. dal centro dell'Oceano Atlantico, dove sorgeva e prosperava a causa di uno sprofondamento catastrofico improvviso. I pe sì, siamo già, sì, perché poi alcuni mischiano tutto, capito? Pelasgi, popolo... il <ride> sì, motivo motivo se si dice fantomatica. Parlerà anche dei seconi, Segoni Egizi, quelli con cui tagliavano la via. ...del viene. mare, definiti divini da Omero, non sono mai stati identificati con una sola etnia, ma variamente considerati appartenenti a diverse Grazie popolazioni pochi. che a partire dal 2000 a.C. hanno solcato le acque del Mar Mediterraneo. Tuttavia, pur stanti le nette differenze, Atlantidi e pelagi presentano come esistita Atlantide, come fanno a essere esistiti gli Atlantidei. Ma ti fai troppe domande, Rintaro. Eh, infatti Conan, noto guerriero storico della eh, Cimmeria, eh, discendente degli abitanti di Atlantide. Innegabili analogie. Infatti innegabili analogie con, con cosa? Con Atlantide. Entrambi sono popoli esperti nella navigazione, entrambi sono possessori di tecniche edificatorie che utilizzano grandi pietre a secco. Entrambi vengono definiti giganti. Questo è un articolo essenziale sostiene che i luoghi biblici Atlanti, Atlanti non è biblico, fossero in Roma. Ah, che i luoghi biblici Atlanti dei Borbea, 3,3, fossero in Romania. Wow. Incidenze hanno generato in qualche autore la tentazione di collegarne per via. Sono cazzate e Relazionale i pelaggi agli Atlantidi. Ma perché? Ritenendo i primi discendenti dei secondi, o quantomeno discepoli. Ma perché? Perché navigavano. Custodi di un sapere edificatorio al di fuori del proprio tempo. Secondo la cultura ufficiale, la civiltà ha origine Buonasera, in Oriente, male. di cui si propaga in Occidente, passando per due vie principali: i Minossi, i Druidi, i Lucmoni. Non furono altro che i vertici di un potere incentrato sul dominio delle rotte marine. Solcando le acque del mare Nostrum, queste popolazioni si spingono fino ai confini occidentali, recando con sé le culture d'origine. Le culture di questi popoli del mare, che Omero definì divini, sono di base culture agricole e pastorali, ma dell'età del bronzo, dedite alla lavorazione del metallo e agli scambi commerciali. Sono queste popolazioni che giungono dal mare a spingere i paesi più arretrati a fare un passo avanti nell'evoluzione storica e a portare fuori dal Neolitico. Sono queste popolazioni, dunque, ad aprire la loro strada della metallurgia e a indurle a scambiare metalli preziosi con i prodotti finiti dell'artigianato orientale. Ecco, e come arrivano, sempre è accaduto, gli cioè, scambi commerciali portano prima. con sé non solo scali ed empori, ma anche cultura. Questi popoli del mare sono grandi edificatori di mura per realizzare le quali si servono di massi enormi sbozzati messi in opera a secco senza bisogno di leganti. La poderosità di queste strutture è davvero sorprendente, per cui verrebbe istintivo pensare come gli antichi che a metterle su siano stati dei giganti. Di qui il termine mura ciclopiche. Ma perché? Cioè, perché devi arrivare a pensare che sono stati dei giganti? Perché ci vuoi credere? C'è cioè, l'unica spiegazione. Cioè, siccome un muro è grosso, allora sono stati giganti. Con cui sono universalmente note. Troviamo di queste strutture gigantesche anche in Italia. Tant'è vero che al loro arrivo in allora vi faccio vedere eh, queste mura effettivamente gigantesche. Loro oh, inspiegabile. Come facevano a muovere dei massi così enormi? È impossibile. Nemmeno noi con la nostra tecnologia moderna potremmo muovere dei massi così grandi. Come facevano all'epoca? È impossibile, è impossibile. Facciamo vedere come invece è possibile grazie ai link che ci ha mandato il nostro Conchi. È impossibile. Allora, Hey man, we're, were over... Faccio <fixionate> vedere semplicemente le tecniche <fixionate> che usavano a con fun mezzi dell'epoca. <fixionate> dell <fixionate> semplicemente <fixionate> fisica. Semplicemente <fixionate> fisica! <fixionate> Mortacci <fixionate> vostra! <fixionate>

fanno vedere semplicemente come sia possibile farlo con mezzi dell'epoca poi abbiamo anche un altro è un 300 la prova in piccolo, cioè, guarda con che facilità girano una, un pezzo gigante mettendo a punto dei semplici principi fisici. Padre, quando ti ha pagato Soros per oscurare la verità? Questi sono ovviamente yeah, tutti esperimenti che fine, si fine, fanno fine, uh, con poi mezzi, ripre riprendendo i mezzi dell'epoca per vedere quanto è impossibile. Oh, abbiamo. Eh, vabbè, non ci vogliono loro per spiegare questo, basta andare nelle mie cave di Carrara e vedere come spostavano i blocchi enormi di, di marmo. Ma al tempo non avevano ancora inventato i principi fisici, che poi a ben vedere una cattedrale è decisamente più impressionante di tre menir in croce e due muri a secco. Non avevano i caschetti di plastica all'epoca, quindi teoria smontata. La fisica, questa sconosciuta, esatto. Il secondo è ancora meglio un vecchietto da solo, capito? Cioè, eh sì, esperimenti, paroloni da professori, i giganti, quella è la verità. Quali principi fisici? Cioè, la lizzatura è presente da sempre, già i romani lo usavano. Ora, eh, scemate a parte, è su questo principio che una persona sola può chiudere delle porte blindate di non so quante tonnellate senza sforzo ma anche se fossero stati 5 metri non sarebbero riusciti comunque a sollevare i macigni senza leve e strumenti, si sì, capito? Anche se fossero giganti di 5 metri. Abbiamo la... Uh, ovviamente, secondo alcuni studiosi indipendenti, l'uomo sarebbe il frutto di vari tentativi di ingegneria genetica, secondo lo studio di alcuni... alcuni studiosi indipendenti. Già, se, già con, quando ti dicono studioso indipendente, ricercatore indipendente... Puoi già, già stare tranquillo che è una cazzata al 90%. Eh, i, pri, I primi in cui si crea una specie anomala uh, di giganti. Oh, ah, ecco i giganti. Adesso comincio a inquadrare il discorso. So tipo la, la bozza che hanno fatto questi ingegneri genetici alieni. Poi hanno visto che erano troppo grossi. C'avevano problemi di scogliosi e articolazioni. E ci hanno creati un po' più piccoli, capito? Ora comincia a giocare. Allora, sono interessante perché, eh, no, perché in tutti questi video ci sono sempre queste foto, questo tipo di foto, eh, foto di, di, di ritrovamenti e di scavi ar archeologici di giganti, che uno solo vede e dice, ma cazzo, cioè, ma sono scheletri giganti, com'è possibile? Basta una piccola ricerca e tu trovi tipo, le trovi tutte queste, pro cioè tipo queste, ad esempio usano eh, alcuni che sono tipo presi da un firm, eh, altri sono palesemente fake, altri sono prospettive... Tipo questa, è una che ho visto più spesso E questa foto qui eh, È tipo uno scheletro gigante in un museo Uno scheletro umano gigante in un museo Che è una foto vera E tu dici, cazzo, in un museo c'è lo scheletro di un gigante Di un umano gigante Lo sapete chi l'ha fatto sto museo? De chi è? De Erich von Daniker Cioè quello della teoria degli antichi astronauti Ed è una riproduzione che ha fatto lui Per, spie per spiegare l'esistenza dei giganti, capito? Cioè il biglino della Germania Oddio, è quella che mi ha mandato il Colucci. Wow, wow, ah, non è la puntata dei Simpson, ma hanno trovano l'angelo, bellissima. Von che esattamente. Comunque pare complimenti in questo momento. ai più spettatori di Zoos Sparkle. Ah, wow. <ride> questa sera però, grazie anche al ride di Lilanto. Eh. Allora, questa, questa invece è un palese fake ed è fatta da sti due tizi. Che l'hanno assemblata. Cioè. Ma basta veramente zero, basta veramente zero. Era solo, ma le prove scientifiche, scusate, eccole. Qui cari amici, grazie di essere presenti con me. Beh, un po' di brio, però. Oggi analizzeremo minuti. un problema che non ha attanagliato tantissimi esegenti. Ma un problema che è solo nella vostra testa, però? Sì, perché... il problema dei Nefilim, seconda spiegazione, forse scientifica forse però scientifica, non è, de bisogna crederci che è scientifica. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche in seguito quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi... Ma il mio best friend è altro 1,98, no, il mio... Che, che BBF che è? Boyfriend. Il mio boyfriend, ma... Tuo ex boyfriend, perché Fabio è è 98. È la prova reale che i giganti esistono. Ah, sarà tipo una, una, in inglese, Un agonomico... DFF tipo. Bifo... Forever, eh? il ah, il miglior amico. Il mondo, sì. Ah, ok. Best friend forever. Ah, ok. Oh, forever. scusate, io sapete che in inglese. detta soltanto una Stavo S guardando. Esatto, esatto, forse eh, Spark ci ha mandato proprio la, la foto di quello che è, Ah, questo qui, 24 metri, un teschio ossa umane appartenente a un individuo vissuto in epoca preistorica, alto 24 metri! Ma, cioè, sono palesemente fake queste robe qui. Mio Dio, mio Dio, ma che sito è? Condividi le mani dell'Italia, questo incredibile rinvenimento deve essere esposto al Museo Napoletano, è stato grazie all'artista contemporaneo per la seconda volta l'artista più grande del mondo. Ah ok, vabbè sì, era una, una riproduzione artistica, una cosa artistica. Torniamo alle prove, ma io sempre metto questo, questo era palloso. stati famosi. Questo passo della Bibbia ha provocato non pochi cruci agli esegeti. Il passo è quello che avevamo letto anche prima, cioè a quel tempo c'erano i figli degli uomini eh, del Dio che si univano con le figlie degli uomini e da quelli nacquero i giganti. I primi apologisti cristiani, come Tertulliano e l'attanzio, apparcero l'idea presente nel libro di Enoch e negli scritti correlati che i figli di Dio, Ibne Ha Elohim, fossero gli angeli caduti, come sembra alludere il passo della Genesi. Tuttavia, poi Giulio Africano ed Agostino di Ippona condannarono l'idea i cosiddetti figli di Dio potessero essere angeli. Nell'agostiniana città di Dio, i figli di Dio sono infatti i discendenti di Set. Altri suggeriscono che i figli di non Dio Non manca mai il libro di Enoch, stavo iniziando a preoccuparmi. Dovremmo fare una puntata esclusiva sul libro di Enoch. C'è una contraddizione sul passaggio che parla dei Nephilim, prima dice che erano giganti e malefici e poi dice che erano grandi eroi. In realtà fossero personaggi storici del passato, completamente umani. Divinizzati dalla tradizione orale. I figli di Dio sono quindi individuati come discendenti di Set, mentre i figli degli uomini, come discendenti di Caino. Alcuni esegeti, trovando sgradevole o blasfema l'idea della copulazione tra angeli e umani, hanno suggerito interpretazioni più figurative del concetto di Nephilim, allora, proponendo questo... l'idea che fossero antico, una eh? progenie di posseduti dai demoni. Sì, è vero, Alberto. Alla luce delle speculazioni moderne. Sulle storie dei rapimenti, alcuni hanno ipotizzato che si trattasse di una descrizione arcaica di una forma di inseminazione artificiale e di manipolazione genetica da parte di alieni. Scusa, ma, ma, ma le, le, la musica sotto c'è. La... Ma come ci sei arrivato all'inseminazione artificiale da parte di alieni con un passo in cui non dice, un, dice tutto e non dice un cazzo? La fai facile leggere il libro di Enox sotto alla camera del re della piramide di Cheope a Ghizza. Ma come fa un umano a copulare con un gigante di 24 metri? Cioè, avete presente la scena iconica di Caio nell'isola dei Demoni di Kenny il guerriero? In cui è di fronte all'Inne che ormai è tutta, sta sul letto e se, se la vuole bombare. E lui è tipo 24 metri e lei è così. È lì, è lì che ti fa le domande. dice: ma oh, i cazzo trombano questi? Ma poi che gli frega agli alieni di noi che siamo delle scimmie. ti ricordi la spiegazione di Scarponi in cui il termine ebraico veniva tradotto come inseminazione artificiale perché boh ricerche sue ma tu non leggi fra le righe padre il, uh, fanno snu, snu come futurama fattuale morte per snu snu <ride> come ci sei arrivato? Come? Cioè, qual è l'innesso, la prova, l'indizio che ti porta a pensare ciò? Così il testo della Bibbia andrebbe. Complimenti, come, come apre e chiude le musiche. Periletto. In quel tempo c'erano sulla terra i caduti dal cielo. E ci furono anche in seguito, quando i figli degli Elohim. Ecco, se cambi i termini. delle potenze si unirono alle figlie degli uomini. Ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli eroi. I fin dei tempi antichi sono stati famosi e continuando, ora l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Buonasera, Ivana! Secondo alcuni studiosi indipendenti, studiosi indipendenti. L'uomo sarebbe quindi il frutto di vari tentativi di ingegneria genetica operati da potenze aliene, gli Elohim. I primi tentativi, in cui si creò una specie anomala di giganti o creature con prevalenza di istinti bestiali sanguinari, andarono quindi a cattivo fine. E pertanto le creature vennero soppresse con il diluvio, Mabul. Ah, capito, cioè il diluvio. È servito agli alieni perché hanno creato delle creature difettose, cioè troppo violente. Questo ricorda a grandi tratti il recente film Splice. Nel film Splice, Clive e Elsa sono due brillanti scienziati che ah, hanno scoperto sì, sì. come manipolare il DNA di differen differenti specie animali via splicing per creare nuove forme di vita. Quando decidono di lavorare sul DNA umano, l'azienda che li finanzia si tira indietro. I due decidono quindi di portare avanti il loro progetto di nascosto. Nascerà così Dream, un essere che possiede solo una parte di DNA umano ed è una specie di paraumano. L'esperimento sfugge loro di mano con drammatiche e sorprendenti conseguenze. Ma come si fa a portare come esempio un cazzo di film? Eh, per chi se lo chiede il, il giant fetish esiste. Eh, ah sì, è vero, Ale. Si sì, ha una certa il creatore si chiama la creazione, ma poi scopre che è maschio. Così gli Halloween capeggiati da Io l'eterno proveniente dal pianeta Nibiru. Cioè, cioè va, va bene se vuoi fare un romanzo ispirato a. Ma, ma, ma non va bene se vuoi dare una, una spiegazione scientifica. Ma perché ha detto scientifica? Che cosa c'è di scientifico? Ma poi si commenta solo lui. Cioè, i commenti sono tutti i suoi. A parte uno. Dove posso fare questi studi personalmente? Ah, ecco un altro ricercatore alternativo nei commenti. Nibiru è Giove. Eh, oh, vabbè, ah questo è quello della clamorosa rivelazione. Allora, le leggende, le leggende ne parlano molto. Tutti noi abbiamo sentito parlare del gigante Golia e altri personaggi che pensavamo, fru, pensavamo frutto dell'immaginazione globale, ma in realtà sono esistiti davvero uomini alti anche 4 metri, con denti enormi, dei mostri, potremmo affermare, risalgono al periodo prima del famoso diluvio universale che sparazzò via quasi l'intero globo. La rivelazione ufficiale risale al 2011, quando la rivista Pravda Online sconvolse la rete con questa notizia un gruppo di archeologi in missione in Ruanda scoprì 40 fosse contenenti 200 scheletri. Quelle creature raggiungevano anche i 7 metri di altezza, vistosamente sproporzionati con la testa decisamente più grande del corpo. All'inizio venne ipotizzato che i corpi erano alieni, ma sta notizia, eh, in visita sul nostro pianeta, ma con ricerche più approfondite con e conferme anche bibliche, si riuscì a capirne la provenienza. Alcuni ritrovamenti archeologici suggeriscono che i nostri antenati fossero acari, nel senso gli agari, animaletti, nel 1821 era in stato del Tennessee degli Stati Uniti, ha trovato i resti di antiche mura di pietra, in base al quale è stato scoperto uno scheletro a mano a umano alto 2,15 metri. Gli Stati Uniti, eh, vabbè, vabbè, vabbè. Andiamo a... <totipo> Le golia sono piccole, poi esatto. <susurra> Ecco, queste sono le prove dei giganti. Vedete questo? Aspetta, fate, fatemi richiudere telegram web. Ehm, questo è lo scheletro nel museo di Van Daniken cioè il, il palestro che se l'è fatto costruire lui. E quelle sono malformazioni, non è, non è un gigante. È vero. l'uomo più grande del mondo vicino all'uomo più piccolo del mondo. Non è una proporzione reale. C'è pure il coso dei e Cosa dovrebbero dimostrare queste cose? Quindi riassumendo, c'è un gruppo di complottari che dice che i dinosauri non sono esistiti, però i giganti sì, ok. L'impronta, vedete queste, queste tutte fo queste foto che dovrebbero in qualche modo dimostrare qualcosa, le, le troviamo qui, le troviamo in, in tutti gli articoli, questo è no, una mandato, eh, mandato Spark, eh, l'impronta eh, ecco, gigante risale a 3 miliardi di anni fa, vai a aprire l'articolo e trovi la sbugiardata, l'impronta per tutti i giorni sono istituita fino una roccia di granito vicino alla città di Mappa. Paluzzi nei pressi del confine di Swaziland sarebbe stata data 200 milioni e 3 miliardi di anni fa, non sappiamo in base a cosa dei geologi dovrebbero essere così vaghi. Non sappiamo la ma quelli veri che pubblicano documenti scientifici parlano di una formazione databile a partire da circa 3,1 miliardi di anni fa. Questa presunta impronta è nota fino al 1912, quando venne scoperta per la prima volta. Eh, ad oggi è filmato ha 2 milioni di visualizzazioni. Tenuto conto che la storia dell'evoluzione della vita è inevitabile, questo genere di indizi portano alla tesi degli antichi astronauti quali avrebbero visitato il nostro pianeta nel passato, magari agendo alla nostra naturale evoluzione, tanto per farci un'idea, vabbè. C'è un altro elemento che accende di più la lucina nella nostra testa. Ed uno dei motivi per cui oggi possiamo datare il granito. Il granito è una roccia ignea. Ovvero, riassumendo brutalmente, visto che questo pensiero di geologia si forma quando la lava fusa si raffredda lentamente e va a formare una struttura cristallina sottoposta alle pressioni del sottosuolo. Come avrebbe fatto un gigante a camminarci sopra, sottoterra poi? Grazie, Jason. Grazie mille per il battesimo. Grazie mille. Ma poi anche i casi di persone con altezza 9. Mi riferisco ai casi di persone di 20 e passa, non di certo a quelle di 20. E in che modo dovrebbero confermare la mitologia? Perché tale è che questa gente ci, co ci costruisce intorno. Fermi tutti, se gli antichi giganti cavalcavano i dinosauri, qua torna tutto. Paolo, grazie a lei, di Cassandra, per il follow. Benvenuta in parrocchia. Eh, padre, anche te pesano, no? E eh, ovviamente, camminavano sulla lava fusa sottoterra i giganti. Eh, ok, Santa Caterina mi sa che già l'abbiamo fatta. Viset se non sbaglio, sì, beh, ma non parla nessuno, sono tutte foto. Ok, sono tutte foto. Allora, vi dirò di più. Aveva ragione, aveva ragione Albano, i giganti stanno nella terra cava. Eh, sì, infatti la canzone del Der de 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 che mi ricordava qualcosa. Ma no, di Ridley Scott l'avete visto? Io non ho resistito a finirlo, mi sembrava di avere un bad trip. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Chi era Santa Caterina, quella che se magna no, quella era quella è Santa Maria Margherita la coque e... Perché insulti, non sai argomentare. Che... Ah, War Warrior, bentornato. Che... che avevi detto, Warrior? I giganti sono esistiti davvero. <ride> ah, ok. Eh... Ah, ok, quindi la, la prova per te che i giganti sono esistiti davvero è portare dei versetti biblici. Genio, 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 genio. Eh, ottimo, ottimo Warrior, sempre sul pezzo Fantastico, fantastico eh, Vado a controllare se la mia carne di petto di dinosauro si è scongelata Non c'è molto da argomentare su solo citato La Bibbia non è un testo storico Vai a spiegare Warrior Vai a spiegare Un ragazzo delle caverne questo anime mi fatto ha fatto male a molti Bello Bob, è vero Allora, allora Però io vi dico, vi dirò di più, vi dirò di più se effettivamente esistevano i giganti, ma gente davvero alta 24 metri, bisogna un attimo rivalutare il nostro contesto, anche il mondo in cui viviamo, che dovrebbe essere fatto a misura di gigante, no? E quindi gli alberi che, viviamo, che vediamo oggi, le foreste che vediamo oggi, in realtà non sono alberi, non sono foreste. Sarebbero dovuti esistere degli alberi ancora più grandi. E infatti io vi dirò che... Fatemi, fatemi prendere il video, perché qui ar arriviamo oltre. Eh, dove sta? No, questo l'abbiamo visto. <ride> Le foreste non esistono. Non esistono foreste sulla Terra. This... Quando leggerete... Qui andiamo oltre, ragazzi. Qui stiamo sconfinando ad un livello di disagio che non potevate immaginare. In realtà, i giganti erano uno specchietto per le allodole. Gli alberi montagna di Tinelli, <ride> Gianfrassino conosce. Gianfrassino conosce. Se erano altri attivatori ah, per no! reggersi, avrebbero dovuto avere dei piedi di tipo 10 metri di lunghezza. Avrebbero camminato curvi su loro stessi. Mica si rendono conto che le proporzioni, con l'aumento del peso, non riescono a essere costanti. Eh, ragazzi, qui sono, qui sono veri intenditori capiscono il disagio a cui stiamo per arrivare. Però, vi ricordo. Da come, dai primi quattro secondi, non esistono foreste sulla terra. Avrete questo titolo a voce alta, anche esclamando. Qualsiasi persona sensibile dirà che io sono fuori di testa e mi scaraventerà milioni di immagini con le foreste. Ma in che senso? Firma, chiediti. Desidero farvi credere che questo è un altro trucco. Ci fanno pensare che ci sono le foreste. Ci fanno credere loro ci fanno credere che ci sono le foreste. E in questo momento state vedendo questi cespugli a 30 metri. Questa è una totale sciocchezza, senza senso, mi direte. Ma no, ma loro chi? Ovviamente sappiamo come sono fatte le foreste, tutti ci abbiamo camminato e passeggiato. Certo. Questa è la reazione che mi aspettavo. E conosco la voce del video. È giusto, ma dopo aver ascoltato e letto questo capitolo, questo titolo non vi sembrerà così strano perché avrete stravolto di 360 gradi il concetto vostro di foresta. Eh, bisogna aprire la mente, ragazzi. Eh. Vediamo nel modo imposto dalla matrice, ma non nel vero modo di com'è il mondo. No, nemmeno i boschi, perché... ma adesso arriviamo al perché. Eh? I nostri occhi nel tempo diventano traditori, diventiamo ciechi fin da bambini. Il mondo esterno è molto diverso. Vediamo le cose secondo il prisma di abitudini e di esperienze. E questo prisma distorce fortemente tutto. A 30 anni di vita questo è uno strato protettore. Un trip, in un trip d'acido anche io non vedo più foreste, <ride> li vedo più... Fuori della mente. E dall'età di 40 anni impazziresti senza questo prisma. Voi pensate che sto esagerando. Osservate questa immagine. Dichiaro che questo è un tavolo formato dalla fusione del magma arrivato dalla profondità della Terra circa 200 milioni di anni fa. State guardate, pensando guardate. che sono fuori di testa, vero? Ma a mia volta potrei dire la stessa cosa di voi, fra un po' capirete. Fra un po' capirete. Fra un po' capirete. Eh? Eh, che voce soave, inconfondibile. Il, il comporta, il comportiamo in penna. Torneremo presto su questo bel praticello. Altrimenti, io dico che se il prisma non te lo ficchi, allora domani diventi un unicorno. Eh, cioè, le guardie forestali così perdono tutto il lavoro. Che triste. Buonasera a tutti, buonasera a giorno. Ed ora ricordiamo: che cosa ci lega a questi alberi vecchi e forti? Non vedo l'ora di capire. Qualche volta per scattare fotografie, cercando di abbracciare il tronco di una. perché c'è già Leto albero. Perché? Ma veramente provate a pensarci: gli alberi vecchi sono una rarità. Cazzo, sono vecchi. quelli sono tutti registrati e riservati come monumento della natura spiccano nel network di internet delle foreste eh, quindi... per quale motivo tutte le foreste del mondo come nella siberia non sono più vecchie di 200 anni dove sono grazie svario e siamo a tre mesi si sente quasi il cuore battere Grande Svario, grazie mille per il battesimo, il numeretto della riffa anche a te. Vi ricordo che anche questo mese avremo in palio, così fatemi fare un po' di money grabber, se vi battezzate al canale o se regalate battesimi al canale vi verrà dato un numeretto della riffa e a fine mese tra i premi ci sarà anche di nuovo un mini Kain in regalo al primo premio, al vincitore, lo rimettiamo qui. Allora, ma lui lo, lo sa che non tutti gli alberi sono eterni, ci sono... Aspetta, aspetta, perché è ancora più grave la cosa. Sono finiti i giganti. Abbiamo trovato queste fotografie. Questa è una sequoia, ora caduta nel bosco rosso in California fra il 1880 e il 1920. È sopravvissuta per miracolo, quando la Terra fu bombardata nel 1816. Okay. Provate solo ad immaginare quanti anni ha bisogno questa pianta per diventare di questa grandezza. Okay, dove e poi andando? arrivarono i fenomeni con le asce e le seghe. Uno, due, tre e la pianta non c'è più. Vabbè perché lui traduce a merda Gianfrassino. Buonasera, Simon Fed, grazie mille per il battesimo anche a te, numeretto della riffa. E ci abbiamo pure il. chi ci abbiamo? Il nocciolino. Grazie per aver scritto per la prima volta al chat. DM8Art. Che regala un battesimo a Craven. Numeretto della riffa. E ci abbiamo pure Medi. 84. Grazie per il battesimo. Numeretto della riffa. A te è partorito, Medi. 9 mesi. 9 mesi. E abbiamo fatto anche il primo livello dell'hype train. Grazie, ragazzi. E andiamo in hype train. Questo aiuta la visibilità del canale. Ma quanto è stata bombardata la terra? Ma non lo so di che stavo parlando, probabilmente non lo so, forse è una guerra. tutto lì, voglio essere, voglio essere facile, voglio essere buono. Ma perché c'era vegetazione gigante? Deve essere colpa delle scie chimiche? Perché, ma guarda, no, guarda che si sale sempre di più: eh? si sale sempre di più. Nella proporzione di questi alberi possiamo vedere le radici. Il diametro di questo ceppo è circa tre volte più alto del taglialegna. Okay. Guardiamo questa formula. Pensateci. Siete entrati in una foresta che non è alta 30 metri, ma 100 metri. Ma le piante devono essere giganti per le scimmie giganti che hanno creato gli umani giganti. Questa è la vostra fiaba di foresta presa dalle favole, dai libri. Foreste perse per sempre a causa di questi barbari. Oh, okay. Sì, so che erano semplicemente dei lavoratori pagati e che dovevano sfamare le loro... A parte le bodiate, alberi grossi come montagne genererebbero quantità di ossigeno allucinante rendendo l'atmosfera bellinosa, senza contare gli squilibri, ma vabbè che ci provo a fare, vado a bermi il vino. ...famiglie, Buonasera, basta. questo ordine arrivava dall'alto. Ma se ogni singolo taglialegna avesse rifiutato questo ordine criminoso, tutte le foreste sarebbero salve. I demoni massoni sono troppo arroganti per I fare questi lavori con le loro piccole mani. Ed è per questo che manderò i difensori e manderò questi allegri boscaioli a quel paese. Guardate con attenzione questa fotografia. Ci hanno rubato le foreste. Sembrano battenti. Padre, ho comprato un nuovo doccia a schiuma. Questo significa che la devo provare il più presto possibile. Quindi ci porta direttamente all'annunciare che dopo la live laverò il mio bellissimo corpo con una nuova fragranza. Grazie, Spark. Se hai i soldi, non spacchi la legna per mangiare. Peri satanici che ammazzano gli organismi della foresta. No, no, in realtà sono piani malvagi. Questo. Deri, che massimo. cosa state vedendo? Eh, attenzione, attenzione a questa immagine. Attenzione, eh. Un ceppo di alberi fra le margherite. Un ceppo di alberi fra le margherite? Io continuo ad affermare che questo è un altopiano formato dalla fusione del magma arrivato dalla profondità. Sì, ma perché le foreste non esistono? Aspetta, vuoi, vuoi sapere tutto troppo subito? La della Terra circa 200 milioni di anni fa. Ancora non mi credete, vero? E adesso? Eh? E adesso sì, sì, <ride> grazie Diorà Grazie per il battesimo Numeretto della riffa anche a te Ed ecco che Mi cita Il grande Luca di Pi Buddha eh, Volevo giusto dire che l'abbonamento regalato L'ho pagato con Google Play Giusto per giusto un consiglio per chi Volesse fare lo stesso Con, con Google Rewards accumulate Spicci a delle app di Twitch Potete usare quelli per fare regali Alla community grazie DM8Art Ah, praticamente con, uh, con Google Rewards accumulate de, de, insomma dei, dei, dei soldi che potete usare dalle app di Twitch per, per fare regali per regalare battesimi anche qui alla community wow grazie DM8Art quindi il Cervino e il Monte Bianco sono alberi enormi antichi mineralizzati semplici stiamo arrivando proprio lì lasciate che vi presenti la torre del diavolo altopiano ho chiamata L'Acolit formato dalla fusione del magma arrivato dalla profondità della Terra circa 200 milioni di anni fa. No, non può essere questa la verità. Perlomeno, questo è quanto ci dice Wikipedia, e miliardi di persone ci credono che questo è l'altopiano, o l'Acolit o la montagna troppo semplice, tro poco affascinante come spiegazione: ah, veramente. Avviciniamoci al moncone del nostro albero per osservare questo che ah cazzo, era la cosa delle montagne piatte che sono tronchi di grossi alberi tagliati, ma soprattutto se sono tronchi di grossi alberi tagliati. Che macchine giganti devono aver avuto per tagliare questo fantastica colonna inspiegabile. E diamo un'occhiata ancora una volta a Wikipedia. Eh, lui finisce tardi per DNA. Bello. La roccia ignea si forma attraverso il raffreddamento e la solidificazione del magma o della lava. Aha! che brillante fusione di magma, ancora perfettamente ritta che sembra ghiacciata in colonne, perfettamente esagonali che si ah, innalzano la, la no? nel cielo a 300 metri. Dovreste allineare i vostri strumenti su queste colonne miracolose. Sono stati dressati da una siringa di crema e poi legati in crocchie, come una scopa, e poi un ventilatore gigantesco soffiava vicino per aiutare le colonne a cagliarsi rapidamente. Eh? Forse le colonne del Partenope e della cattedrale di Isaac sono state costruite nello stesso modo. La forza di ira questo non sa cosa sia, ma, Signore... ma sono diverse le cose che, che non conosce. Eh, mio fratello una volta mi ha fatto vedere una montagna simile a sto tronco gli ho chiesto di fare una proporzione sincera con diametro e altezza ne dice che dovrebbe essere alta 30 km per 100 m di scienziati siete fuori di testa a scrivere questa spazzatura? uomini siete fuori di testa a credere a queste immondezze? Affermare che questo capolavoro geometrico derivi dal risultato di una fontana di lava è come la cacca. guarda se lo guardi da, da vicino non è Come affermare rispetto. che è una macchina da corsa. Veramente stiamo guardando questa cosa è un piano malvagio di padre gainer per, per danneggiare i nostri. Compare sulla pista a causa dell'esplosione di una fabbrica della Ferrari. Avete visto ancora come sono le fontane di lava? A quei tempi la lava aveva intelligenza artificiale? Ah! Veramente, ma che cosa dici? No, no, no. analisi comparativa? Tutte le colonne sono esagonali perché sono perfettamente esagonali? sono perfettamente esagonali. Perché il capolavoro dell'universo è costruito in questa forma. Desidero ricordarvi è rutta la lava e come scorre. Questo è come si rapprende. Mentre a fianco, no, a fianco è studiato la Gregoriana perché. Mentre di là è la lavarobot. <ride> Ho voglia di martellarmi prepotentemente i genitali. Che esempio bellissimo, vero? Io lavoro a Cinisello Balsamo e so. Ho dovuto venire qua per rischiare di diventare razzista in Sicilia. Fate, vale, posso andare a picchiare questo tizio che parla? Su GTRP, ovviamente. Sì, ma le montagne non sono solo fatte di lava, eh, lo sa questa persona? Mi sto triggerando tantissimo. Sveglia, gente, gli alieni ci controllano, mettono le pietre esagolari per i loro piani, sveglia. se quella montagna per lui era un albero come mai la troviamo anche in altre formazioni che non c'entrano un cazzo con un albero i alieni che piastrellano la terra okay, ma... bene bene signori biologi non notate nulla? No? Guardate, sembra ci sia un favo nel mezzo. Oh, e come mai? E sono tutti esagonali? Bene, bene, che coincidenza! Se togliamo la pelle da questo lino, la pelle del ceppo dello stelo è già rimossa. Guardate le minuscole rocce attorno ad esso e sapete perché il lino appare esattamente come il ceppo visto dagli occhi di un uccello. Sembrano identici. Cosa? Eh, esatto. Le fibre del ceppo non sono differenti per tutta la lunghezza rispetto alle altre. Ah, quindi, quindi, in natura, cioè, quindi in natura queste forme geometriche si possono creare. Una sensazione, un grappolo di armatura esagonale, di sezione trasversale o fibroso. Ah, andiamo. Come potete vedere la storia ufficiale della spontanea e accidentale solidificazione della lava è al 100% cacca. Che sia solo questo, vero? Dovete solo togliervi i paraocchi. E vedete... Toglietevi i paraocchi, la forma esagonale è quella eh, ottimizzata al rilascio di energia, non c'è nulla di strano, vedi anche i magici fiocchi di neve eh, Ciudane. Vedi anche i favi delle abiti, esatto, vabbè. Se cose in natura si possono creare so solo nell'ino <ride> Grazie per i 200 bit Jason, grazie mille. Numero riffa numero rifa Jason per i 200 bit. È possibile dire sciocchezze, ma farlo con simpatia, come fa Padre Gani, ecco, lui dice sciocchezze con antipatia. <ride> ma io non dico sciocchezze, caro. Trete molto di più. Montagne, alberi. Anche se ci sono solo due differenze: materiali e dimensioni. Però io non ho capito effettivamente, come dice anche Cordoli, perché le foreste non esistono. Ok, ma perché le foreste non esistono? Tavolo perché hanno la cima piatta come un tavolo. Bene. Semplicemente ceppi raffreddati. Ripassiamo l'inizio della nostra conversazione. Eh, le foreste che non esistono. Che quello che Noi dire. pensiamo che abbiamo visto la foresta che ci abbiamo camminato dentro. Invece? Quindi, che importa se sono alte solo una trentina di metri? C'è qualche differenza? Noi ci accontentiamo di questa, quella che ci hanno lasciato codiamo della sua bellezza, nei weekend ci cuociamo il bacon. Non capisco. Siamo abituati a queste foreste, non ne servono altre. Poi scopriamo che ci sono vecchie foreste protette in America. Ah, que perché sono, cioè diciamo, quelle non sono vere foreste, cioè, sono tipo alberelli descritte nelle favole e nelle tradizioni, gigantesche sequoia di 100 metri e la nostra mente disegna esattamente questa foresta quando sente parole come la foresta incantata. Per quanto riguarda le sequoia della California, la nostra mente si ferma, entra in atto il prisma della matrice. Senza questa protezione, la nostra mente fonderebbe, pensando alla torre del diavolo, un albero alto 6 chilometri. Ma perché? Ma ci renderemo conto che la torre del diavolo è una pianta giovane. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, grazie del follow, le foreste sono le bare dei giganti zombie che riposano. Grazie, grazie! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non manco è così: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 8, 9 c'era il trucco in mezzo. Gra grazie per averci finalmente detto la verità. Eh, se paragonata alle altre della nostra terra. È una delle più piccole, pensa a te, pensa. per esempio, la montagna di Città del Capo in Africa è veramente impressionante. Anche quello un albero, questo piano ha diametro di 3 km. Se facciamo l'operazione per 20, otteniamo un albero alto 60 km. Gli alberi sono, sono il ponte per viaggiare tra pianeti perché sono tutti enormi. Sveglia, ci hanno levato tutto. Veramente, le nostre foreste sono un mucchio di rametti, capito? È quello il senso. Le vere foreste erano alberi alti 6 km, ragazzi, perché a quel tempo c'erano i giganti e soprattutto sono stati proprio i giganti. Allora, questo è un estratto di 17 minuti di un video che dura più di un'ora e mezza. E effettivamente, in, in altre parti del video, parla di chi ha tagliato questi alberi. Ovviamente, stiamo parlando di esseri con macchine enormi, alieni che guidano. Macchinari esageratamente grandi Allora eh, A proposito di sciocchezze Come mi ha anticipato John Andiamo a un altro video A uh... Grazie del follow E benvenuto in parrocchia Ovvero eh, Visto che stiamo parlando anche a riferimenti biblici Riguardo ai giganti Facciamo un piccolo bonus della serata eh, Uscendo dal tema Uh, per me era mio zio che le tagliava con uno stuzzicadente un zio esageratamente cadente pensavo che fosse stato un uomo armato di ascia il pericolosissimo uomo armato di ascia uh, quindi i giganti esistono È certo perché le, for uh, le formiche la nostra uh, per le formiche la nostra erba sono foreste esattamente uh, ovvero adesso facciamo un piccolo bonus con uh, sono esistiti veramente Adamo ed Eva. Desidero darvi il benvenuto a Creazione nel XXI secolo. Stiamo per scoprire. E già il titolo eh, il titolo è meraviglioso. Connessioni scientifiche con la vostra vita cristiana. Sono. Connessioni scientifiche con la vostra vita cristiana. Creazionismo nel XXI secolo. Sono sette secondi di video e già uno dovrebbe tipo togliersi il cervello dalla testa e buttarlo nella pattumina. David Reeves, sono in viaggio. No, che sono. Già da ben dieci sono anni, anni per portare no. le persone più vicino a Cristo. Mostrando loro, iniziamo bene. Spoiler. Non ci sono connessioni raga. È stato Adam Cardona, alla Rada delle foreste affondare Atlantide e stilizzare Marte. Se no, non aveva materiale per mistero. Per fortuna, Perché non ce l'ho il, il loro ragazzi. creatore. Tu non sei un caso, sei stato fatto in modo meraviglioso e la relazione sulla creazione risalendo alla genesi... Beh, Dio, in modo meraviglioso non siamo pieni di difetti, siamo attaccabili da qualsiasi batterio e virus... Sì, contiene chiavi per schiudere la comprensione... Ovviamente dopo secoli di scoperte scientifiche si parla di creazionismo, certo, perché come dire insomma le cazzate non muoiono mai attenzione no? non solo su dove veniamo ma perché abbiamo difficoltà perché sì, vediamo... esatto, è il doppiatore della miracle blade la morte dire. infermità sofferenza e perché abbiamo bisogno di un salvatore Desidero che... Ragazzi, grazie del follow e benvenuto. Condividiate questo programma con i vostri amici, perché oggi ho invitato un ospite che connetterà per noi i punti di questa <ride> affascinante argomento scientifico. Ma prima di cominciare diamo uno sguardo al segmento di questa settimana: I cieli di chiarano. Allora, questo è un video di 26 minuti, un po' lunghetto e probabilmente. Eh, io pensavo la buttava più sul biblico, ma eh, probabilmente la butta proprio sul creazionismo. Però allora secondo me questa. Ci vuole una puntata a parte sul creazionismo. Secondo me, questo ce lo teniamo per una puntata del mercoledì dedicata al creazionismo. Perché non vorrei perdermi delle cose. Che sono 26 minuti. Fammelo mettere tra i preferiti. E poi ci possiamo perdere delle perle interessanti. A questo punto, io direi di eh, andare a vedere direttamente. Ah, a proposito, eh, spoiler. Eh, Ovviamente parlavamo dei giganti poco fa, e quindi, come non citare il massimo esperto. Nella Bibbia, però, compare il fatto che i Gazzati fine fine di, erano di giganti. contrari agli Elohim, in, par in particolare contrari a Yahweh. Cioè, combattevano sempre contro di lui. Golia era uno di questi. Golia di Gatta, era uno dei, di questi. La, ehm, per esempio c'è una parte dell'esigenza ebraica che, per esempio, per quanto riguarda il termine Nefilim, toglie le vocali messe dai Masoretti, ne mette a, delle altre, e dice che in realtà Nefilim significa gli aborti, cioè dicono che lì praticavano gli aborti selettivi. Siccome nella Bibbia si parla di ingegneria genetica, e quindi ah, vedi, su una cosa siamo d'accordo, Warriors, su una cosa siamo d'accordo. Eh, sta gente, sera gente, era interessante. Già mi sento a casa. Buonasera, Cruaxi eh, Spero, spero, non perché stiamo vedendo Biglino, perché non ne parliamo bene di Biglino. Anch'io posso cambiare isole in Asole. Che cazzo vuol dire? L'esperto di giganti albino, adesso ci arriviamo. Poi è arrivato Golia con un sasso. Minchia, questi giganti erano proprio scarsi a tenere il dolore del sasso. No, Davide, ha ucciso il gigante Golia con un sasso. Erano in grado di fare le uh, analisi prenatali, quindi stabilire se era un maschio o una femmina, e facevano nascere solo femmine, non facevano nascere i maschi. Ogni tanto lasciavano na nascere qualche maschio, e questo qui diventava una falce, cioè un gigante, però. È una parte dell'esegesi ebraica che dice questo. Per dire... È una parte dell'esegesi ebraica che dice questo. questo cam... La, una parte delle... Vi spiego: una parte dell'esegesi ebla... ebraica che dice questo eh... Biglino in realtà intende due o tre utenti su un forum di consulenza ebraica: cioè due o tre utenti a cazzo, cambia le vocali di Nefinini. Cioè lo fa derivare da, non dal verbo nafal, ma da... Autentici, dice, anonimi, simforum. Sì, sì, no, 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 no. Entriamo nella filologia. Eh, eh, cambiano le vocali e dicono che significa gli aborti. Perché mi ricordo anche che c'era Betelgeuse, come stella... palla a destra di Orione. Stella, che era un gigante comunque. Dove secondo il sanscrito, a, a destra di Betelgeuse... Belle le fonti attendibili. Betelgeuse c'è Mrikashiras, che è la testa dell'antilope che è un ammasso di stelle da cui nei libri vedici si dice che arrivino quelli lì. Ah, è tutto collegato, è tutto collegato. Eh, la fantastronomia, sì, sì, Betelgeuse, esatto. Eh, una prova dei giganti, Rocco, a, a mio cugino biblista. significato inteso come concetto completamente diverso. Ah, cambiano le vocali e la ruota. Sì, esatto. Vinsero la guerra grazie alla loro figa. <ride> Ma andiamo, no, dov'è? Ma andiamo ad un esperto: ad un esperto del tema dei giganti e ovviamente anche della terra piatta. E ci faremo accompagnare verso la fine della live dal mitico, dal celeberrimo, dall'immenso c'è pure Serena, non lo vediamo tutto a oggi siamo in compagnia di un carissimo amico so che è stato in Rai so che è stato a Sky Canale 5, 5 Mediaset eccetera ma Albino tu chi sei? sono un bresciano eh, normale solo che mi interesso anche di cose un po' più astratte un po' meno materiali e, e quindi mi appassiono a queste teorie complottiste ecco Ah, per male dire, Complottiste cosa vuol dire? Ha a che fare con? Il fatto che ciò no. che viene insegnato nelle scuole eh, non è tutta la verità storica, ma forse anche. Eh, qualche bugia ci viene raccontata. Quando? Mi appassiono di cazzate. Io ti ho telefonato, ho sentito dalla tua voce un po' incredulo. Io sono tra i più grandi o forse il più grande esperto di... Probabilmente è anche vero che io mi occupo da una ventina d'anni a questa parte. Della teoria secondo la quale gli sbarchi lunari sono stati simulati dalla NASA, lui parla di tutto: della terra piatta, sbarchi lunari e ovviamente giganti. È stata una delle live più belle, quella di Albino. Sei geloso che io ci ho parlato e tu no. Ah, quindi mi, sta, cioè, quindi mi stai sfidando, eh, Conchi. Mi stai sfidando. Allora, Conchi sondaggio. Devo invitare Albino in live a parlare dei giganti, ragazzi. Ve lo porto, eh. Lo sapete che ve lo porto. Vent'anni buttare nel cesso, e lo dice, se ne ero proprio bravi. Se ve lo porto in live. Eh? Come probabilmente, se non lo so lui, chi lo sa. <ride> Effettivamente, probabilmente sono uno dei più grandi. <ride> L'allunaggio che, che è accaduto 50 anni fa, e poi celebrato da un paio di film quest'anno 2019, sia tutto falso? Sì, è vero. Sì, vale. non c'è nessuna prova che sia avvenuto, se non per quanto riguarda le immagini e le fotografie prodotte dalla NASA stessa, che è l'ente che ha falsificato lo sbarco sulla Luna. Probabilmente 20 anni non lo sa nemmeno lui, capito? beh io ho scritto diversi articoli e vari libri eh, del quale uno che non ho qua che si chiama la luna di carta che è specifico eh, riguardante lo sbarco sulla luna e poi ho scritto anche che ritengo perfino più interessante questo libro qua che lo mostro che è la penna più veloce del West. Eh, la penna più veloce del West, che è la biografia di Bill Casing, che è uno scrittore americano. Che è, eh, Quindi Albino sa eh, L'autore di eh, Non siamo mai andati sulla luna Che è il libro che ha dato origine eh, A ah, lui ha fatto la biografia Dello scrittore del, del libro Che non siamo andati sulla luna Complottismo lunare quando uscì nel 1975 No ci arrivavano con gli alberi No Sanietto Ci arrivavano con gli alberi altri Migliaia, centinaia di migliaia di chilometri E loro arrivavano sulla luna Erano in realtà degli ascensori per giganti Prima mi accennavi anche a un'altra cosa interessante a proposito di questa biografia, che un film importante è stato fatto negli anni 70-80. E qualcuno aveva falsificato e Aspetta, eh, se modificato parla, tu, a, i timbri di, cose, di quando lui aveva eh, depositato la sceneggiatura ecco qua, e lì è successa una cosa un po' comica, cioè che il... Il tip della CIA finisce su... È un diffusore di questa idea che la terra sia piatta ma ah, com'è possibile ecco, che vai, la terra sì. sia piatta non abbiamo nessuna prova né che la terra si muova cioè giri su se stessa <ride> non <né> abbiamo <che si ride> infinità di prove solo che se tu le vuoi. Le ignori dai monti qua del veronese in un rifugio si riesce a vedere il monviso ah, sì. che è il monte eh, da... che cazzo è che ha in pelo che cosa hai scritto con chi, con chi il sondaggio della cia? Se volete Padre Cane porti albino in live scrivete Ga in pelo, ma perché? Se invece non lo volete, scrivete Ga in pelo", perché? Qual è? Eh, um, Scaturisce il Po. Eppure. Non ci capisco un cazzo, uguale non abbiamo prove. Il Monviso dalle Alpi Veronesi è distante 330 km. Ora. Se la Terra fosse sferica, a 330 sì, diciamo, km di distanza, in base al calcolo della curvatura terrestre, ci dovrebbero essere 8 o 9 km di abbassamento. Sì. Edifici giganteschi, religiosi, eh, che fossero qua. o no, eccetera, a suo tempo fossero stati concepiti e pensati per dei giganti. Ma quali giganti? Chi sono questi giganti? Uh, io non lo so chi, chi sono questi giganti uh, il problema che sta saltando fuori è che il problema che sta saltando fuori ci sono alcune gigantesche cattedrali in Europa tra cui il Vaticano, il Duomo di Milano cioè lui non parla nemmeno di, 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 di strutture antiche capito lui parla che ne so della, delle porte del Duomo che sono enormi e che secondo lui sono state costruite così grandi per farci passare dentro i giganti il Duomo di Colonia il Minster a Ulm in Germania sì, poi, e la cattedrale di um, Siviglia, la Sagrada Famiglia, a Barcellona, Notre Dame, Notre Dame. che eh. sono edifici talmente immensi, talmente grandi, talmente perfetti e costruiti bene, con una ricchezza di particolare di dettaglio che alcuni studiosi, tra cui il sottoscritto, stanno cominciando alcuni studiosi, tra cui il sottoscritto, possono pensare che la storia che ci hanno raccontato per per riguardo te. la loro costruzione non stia in piedi. A cominciare parlando di non stare in piedi, sì, che nel Medioevo, quando dicono questi edifici furono costruiti, eh, le impalcature, i ponteggi erano fatti di legno. Prendiamo la cattedrale di Colonia, Quindi. in Germania, che è alta 157 metri ed è un edificio immenso, con una ricchezza di particolari e di eh, finiture e di dettagli pazzesco. Questo anche a una eh, altezza eh, di quasi 160 metri. Ora, com'era possibile che costruissero eh, un'impalcatura di legno di 100 piani per costruire queste gigantesche cattedrali. Basta osservare, per esempio, che Questo sul perfetto. Duomo di Milano ci sono 3400 statue. Se tu le fai contare tutte... 3400 statue. Ma in quanto tempo ne hanno costruite 3400? Non in una settimana. Eh, si suol dire che il Duomo di Milano non è mai finito, è un cantiere sempre aperto. Per concludere. Ma cioè, che vuol dire quanto tempo ci hanno messo? Cioè, quindi c'erano i giganti che facevano così, piavano la statua che le mani ci appoggiavano sopra, capito? E Ovviamente facevi prima. le L'estate le hanno fatte i giganti, con le mini pinzette giganti. Non si può non insultare. No, non si può. No, no, no. Quando, quando ci abbiamo ospiti, ragazzi, anche di... Di elevata caratura come Albino. Non, 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 non si permettono insulti. In chat: eh? insulti alle idee, cioè, ma questa è una cazzata, lo potete dire tranquillamente. Insulti alla persona? No. Immagino quelli potenti che non ce lo dicono, che guardano questo video e tremano e dicono: Oh, ci hanno scoperto. Eh, noi siamo in un enorme modellino. Le statue del duomo erano soldatini dei giganti. Allora, chiudiamo, chiudiamo ovviamente con un Evergreen. Eh, dal video Homo Titanicus ce ne parlerà sempre con il tema dei giganti. Ovviamente, la nostra Beniamina eh, dell'informazione. Oh, non è colpa mia, 0 oh, 0 ze il minuto. Eh? Non è colpa mia, eh. no, stanno facendo impalcature con il bambù ancora. Uh, oddio, eh, questa, no, eh, no, questa è Serenka Samael, questa è una voce della sì, verità, è no è Serenka, è una voce della verità Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, allora oggi sono qui perché voglio parlarvi di un film, di un film che io ho visto qualche giorno fa su Netflix, il mm. film si chiama The Titan e ne volevo parlare proprio perché devo dire che ha catturato la mia attenzione. Perché? Perché nel film vengono affrontate delle tematiche di cui io vi avevo anche parlato sul mio canale in video passati. Come per esempio la, la genetica, il DNA, l'eugenetica, quindi lo stravolgimento della genetica umana per trasformare gli umani in super uomini. Eh? Titan. Ah! Perché? perché The Titan? Ma parla peggio di te! Ah, non l'ho sentita The Titan video passati proprio perché devo dire e nel film si chiama The Titan. E ne volevo parlare <ride> proprio perché devo dire che ha catturato la mia attenzione. Perché? Perché nel film vengono affrontate delle tematiche. Di cui io vi avevo The anche Titan. parlato sul mio can... The The canale: in video passati, come per esempio la, la genetica, il DNA, l'eugenetica, quindi lo stravolgimento della genetica umana per trasformare gli umani in eh, superuomini. Questa è una parola che io sento molto spesso. No? Loro uh -huh. fanno passare anche il transumanesimo, quindi la fusione tra umano e tecnologia, come un qualcosa che porterà gli uomini a divenire super uomini con chissà quale potere quando comunque noi siamo già dotati di potere di poteri celati che ah, non riusciamo comunque a far emergere poteri che non ce lo dicono ovviamente eh. proprio perché eh, siamo dal punto di vista mentale limitati eh, perché qualcuno probabilmente ha immesso in noi questo limite nel cervello <ride> Ma È eh, il limite del cervello. In Hero Wars, il limite del cervello. Potrei anche concordare cyborgs, con, aliens, con, In alcuni modi. Un limite comunque, anche... dal punto di vista del potenziale. Ah, attenzione, attenzione, abbiamo. Abbiamo dei. Uh, John mi ha sbloccato. Ha sbloccato dei complimenti Sì. Ah, eh, John, devi specificare a chi deve fare questi complimenti. Ah, le opzioni. sono a me, a Padre Cain, ai personaggi di Padre Cain. Basta, queste opzioni sono... a Momoko. Momoko. E, e mi sa non che scegliamo. anche qualcun altro ha perché ha scritto Lo scegliete Momoko, vi prego. Eh, padre ma il processo creativo di questa live in cosa consiste? parliamo di giganti vediamo Serenka che cosa che ne pensa, esattamente alla fine, alla fine della live noi solitamente lo sai Spark, eh, chiudiamo con il commento di Serenka al tema eh, io pingitori di poteri celati sull'education penso che noi siamo capaci nomino padre Gani, ok complimenti a me okay. quindi i più sinceri che potrete mai sentire Vabbè, intanto fai quelli di, di John, di Giovanni. Ah, beh, sì, sì, certo Questi <ride> silenzi! Mi, ore di... Mi, secondi infiniti di silenzi e <ride> devi fare i complimenti a me. Se doveva ah, fare Momoko era già partita, vabbè. Certo, vabbè, okay, sono okay, c era c era. molte più cose da dire. Vabbè, per dire. ok. Non ne menti pure. Se sugge ne John suggerisce vedere. menti pure. Fa fatica a trovare complimenti. <ride> Sta aprendo Google. Eh. Per, uh, perché sei riuscito uh, a sistemarmi gli alert. Vabbè, eh, sono complimenti. Sei riuscito con, a sistemarmi gli con, con metodo, con, con metodo, metodo, con, con metodo. metodo, <ride> con metodo. Eh, ci mette molto perché si emoziona, è vero? Eh, ci certo, certo. di fare grandi cose, ma però cosa, è, è, è come se ma questa ma parte fosse, parte fosse in un certo la mia la mia senso un po' nascosta. Eh, probabilmente parlando. tutto questo fa parte della nostra programmazione, della programmazione che eh, questa energia negativa che controlla il mondo ha operato su di noi, su noi che non siamo il nostro corpo, ma siamo degli individui. Per quanto mi riguarda, tutti gli esseri spirituali immortali. Allora, Vabbè. vi ho parlato anche dell'eugenetica, delle multinazionali, dell'industria che... alimentare, dell di Big Pharma. Eh, per esempio l'industria alimentare si occupa di far diventare, in poche parole, con il loro cibo geneticamente modificato le persone obese. L'obesità è una cosa che va curata, ragazzi, bisogna cercare di stabilire un bel collegamento tra mente e corpo. Non bisogna ovviamente esagerare, essere dal pensiero estremista in questo senso e ve lo dice una che in passato ha avuto dei problemi alimentari. C'è okay, stato un periodo in cui non mangiavo più. Mi vedevo allo specchio, però diciamo che le differenze non ero io a vederle, io semplicemente non vedevo delle differenze, avevo solo un pensiero fisso: continuare così come stavo facendo anche se continuando così come stavo facendo avrei benissimo anche potuto mh, peggiorare eh, la mia condizione gli unici ad accorgersi di quello che stavo facendo erano gli altri quindi quando si vive queste situazioni e chi li ha vissuti lo potrà confermare è come sommato. se si vive in una specie di bolla in cui ci sei tu no infatti, no, infatti adesso detto, anche è anche è, è questo tutto pensiero di dover fare o di, do o di non dover fare una determinata cosa in quel periodo no perché se che le multinazionali creano cibo geneticamente modificato per farti diventare obeso. Ah. L'obesità, ovviamente, è una cosa che va curata. Perché... Per quanto sì. mi riguarda, era il no. Nome... Eh? Ma che vuol dire offro 50.000 per complimenti a me? Ma che vuol dire offro 50.000 per comprometterti a me? Mangiare. Perché allo specchio, anche se sei in un modo, ti vedi sempre in un altro, è una cosa psicologica. Andiamo comunque avanti. accanto ad una persona che giorno e notte non fa altro che ricordarvi dei vostri difetti e delle cose che in voi non vanno, è la TV, gente che poi non ci azzecca banco. Quindi sappiamo benissimo che anche nel presente, nel nostro presente, in questa realtà, c'è un tentativo da parte di tutte queste industrie multinazionali di stravolgere il nostro stile di vita, la nostra fisicità e quindi andando a creare persone dal punto di vista fisico obese è ovvio che le persone obese essendo sempre affaticate fisicamente non hanno poi Ma che c'è? Homo titanicus che è la persona obesa? Eh, la voglia ci troviamo nel 2048 eh, in un, diciamo in un futuro in cui la terra sta per morire ah, e non è, è più in film. grado di ospitare la vita quindi la razza umana è destinata ad estinguersi un team di scienziati, decida a questo punto oh, di tramutare, bello. quindi di eh, trasformare un gruppo di soldati in superuomini attraverso un processo farmacologico che consiste in numerose iniezioni per modificare la genetica ed il, ed il, ed il DNA modo... E <ride> eh no, Homo titanicus è il nomignolo che usa mia moglie quando siamo in intimità, ma che te lo dico a fare? Modo da adattarvi al meglio alle condizioni di Titano, uno dei satelliti del pianeta Saturno. Ah, in questo film un'altra un Mi sono lasciato indurre in dura tentazione dal, dal titolo. Cosa che ha, che ha catturato molto la mia attenzione è proprio la presenza di Saturno, che dal punto di vista simbolico, l'abbiamo visto in molti video passati, in video che io ho pubblicato qui sul mio canale, dal punto di vista simbolico, è come se andasse a costituire il simbolo per eccellenza per l'elite arcontica. Eh? Per loro, Saturno. <ride> Ma chi è? Ma perché? Ma che vuol dire il simbolo per eccellenza dell'elite arcontica? Ma che cazzo? È un ottimo conduttore, abbiamo anche visto ciò che Saturno insieme alla Luna fanno su questo pianeta. Se non avete visto quei video, sempre, se vi va, sempre, se vi interessa, vi rimando a guardarli. Per cui Saturno, dal punto di vista simbolico e non è una cosa molto molto importante per loro e ha catturato anche la mia attenzione questa presenza costante di Saturno. Loro, che cosa, eh, che cosa accade in questo Cioè Lei ha visto un film, ma ci ha visto, film, ragazzi, loro si rendono conto che su Titano ci potrebbe essere l'opportunità di. Dare eh, ci può essere l'opportunità di eh, sì, dare un, un futuro all'umanità e quindi dicono eh, per portare questi soldati su Titano: bisogna innanzitutto modificarli perché su Titano non ci sono le stesse cose. Le multinazionali creano alimenti per farci diventare obesi, poi c'è Fabio che crea alimenti come la Fabio Nara che fanno fallire le multinazionali. Fabio arriva dove le multinazionali falliscono. Le condizioni che ci sono qui sulla Terra. Quindi, per cercare di far sopravvivere questi nostri esperimenti, bisogna cercare di modificare la loro genetica per adattarla a quelle condizioni lì. Ok. E quindi lo fanno ragazzi: fanno eh. delle sperimentazioni su questi soldati. Ovviamente, non voglio spoilerarvi nulla, okay, ma vi dico che molti Marte, moriranno no. perché è una cosa soggettiva. A determinati farmaci, ragazzi, non tutti riescono, no, ad, non tutti riescono ad affrontarli allo stesso modo. Sì, Poi, se non erro, ma non penso di errare, questo processo consisteva in 300 iniezioni a questi soldati, ragazzi, veniva iniettato di tutto e di più a no? geni di volatili, di pesci acquatici. Infatti, poi verso la fine del film si vede proprio. Se non erro, ma non penso di errare. Perché la storia poi ruota intorno ad un soldato in particolare che ha anche moglie e figlio. Quindi la moglie nel corso del film vede proprio il marito che perde eh, giorno dopo giorno la sua natura umana. E si vede anche proprio nel film poi il prodotto finale. Quindi vi, vi mostrano anche questo uomo. uomo come si andrà a trasformare poi alla fine del film. Ed è una cosa veramente, veramente agghiacciante tutte okay. queste sperimentazioni. Alla Perché realtà. ne sto parlando di questo eh, film? Innanzitutto per condividere anche. anche. È una palatina del non errare, innanzitutto. Briconsi... No, ecco che c'è la correlazione con la realtà. Eh. Voi vi pensavate che stava così, facendo una recensione. è anche un film che si potrebbe rivelare interessante per molti la di Oia, voi. Sa, ma la ma la anche Oia. perché questa è una C'ha 42.000 iscritti, Serenka, eh. e poi ovviamente ha una fanbase. Ha ah, una fanbase incredibile, Sara. Ti voglio tanto bene perché sei molto saggia, matura e responsabile. Sara, ti ringrazio di quello che stai facendo. Ti ascolto quasi tutti i giorni. Più di una... È sempre Spark con dei profili diversi. Non capisco come si possa trovare dei difetti fisici, però, bellissimo il discorso iniziale. Fin... Come, ah, come ti, ah, non capisco come ti, come ti si, si possano trovare dei difetti. Il film non l'ho visto, lo guarderò come hai consigliato tu, Sara. Sei sempre meravigliosa. Verissimo, è molto importante l'allenamento allenamento il cervello. <ride> Ho appena finito di vederlo su Netflix. Occorre infatti darsi... Visto qualche anno fa, grazie Sara. Salve a lei. Eh, ciao, volessi guardare il documentario? Ciao Sara, volevo portare la tua attenzione il film Gretel e Ansel. Sembra sì, che un film per bambini, è zeppo di simbologia massonica illuminata. Se hai tempo, prova a guardarlo. Mi molto ciao, Pocahontas. Ma dove ci stanno? Di... Ma, dove... Eh, aspetta, ma quello ha pure risposto. Eh? Quale? Sopra quello, ciao. Ah, do, do, do. Volevo quello di della... de... de... Grand Ansel e Gretel? Eh, Intenti? Dani Mazza. Grazie del follow. Senti uno parlare una persona ignorante sui social eh, di psicologia. È come sentir parlare un vecchio a scuola. Come che solo parla di sesso, eh, vabbè, non l'ha visto. Comunque. Eh, ciao, Pocahontas. Ma dove stanno questi difetti che hai? Ciao Sara, buon pomeriggio, eh, eh, Antonio. Antonio si chiama Antonio. Sicuramente Spark. Però il commento mi sembra troppo. Anche io come te mangiavo, anche io come te non mangiavo, capisco bene, vabbè. Ciao Sara Oggi, sei più bella del solito. <ride> Cosa pensi? Eh, visto non mi è piaciuto neanche qui Ok, ma arriviamo al, al punto focale. La del... tematica, mh, per quanto mi riguarda, attuale, è attuale. È attuale. Quindi, cos'altro mi appuntavo? Titano, appunto, ha delle condizioni ehm, climat Di climatiche diverse da quelle che ci sono sulla Terra. E quindi lo scopo è appunto quello di trasformare questi soldati per adattarli al meglio e donare un'opportunità futura all'umanità. Gli ostacoli Stanno tutti lì per argomenti, sono innumerevoli. Ma alla fine, ehm, diciamo, non voglio fare spoiler, ma in realtà Serena qualcuno ce la farà, ce la farà. Anche se perderà completamente la sua natura, ah, hai fatto, fatto spoiler per, per tutto umana. il video. E vi devo dire che il film mi ha fatto riflettere su tutti questi punti, no? Ma e quali, anche quali? Su, eh, sul futuro, su quello che si prospetta, anche su questo transumanesimo, sulla fusione tra macchina e umanità, su questo vocabolo superuomo, superuomo, superuomo che non devo dire fare... affascina in molti, ma probabilmente. Non voglio fare spoiler, fa spoiler, non voglio fare spoiler, fa altri spoiler. Queste persone non vanno a fondo. A voi, a Ello allo. non voglio fare spoiler. Sì. E eh, segnameli. Dello, non so. Penso di, non voglio di errare, errare, ma errare, ma non penso di errare. Di errare. Segnameli, segnameli. In fondo, perché. Beh, segnami il video Serenca, Homo, Titanicus e le due frasi. Insomma, rimangono esclusivamente ehm, inchiudati eh, a questo. notato che non c'è mai un per favore quando. Padre Gai mi chiede le cose Ed è una cosa che non sopporto Non sopporto Per favore, cioè, amore non hai fatto caso so solo io che No, chiedo, fatta sempre fatta. Favore, credi, chiedo sempre per favore Chiedo sempre per favore Sempre per favore Sempre per favore Sempre per favore e grazie, sempre, e sempre grazie. grazie Sempre per favore e sempre Ma grazie guarda, se Ma, male, uh... se ma attenzione, John, sblocca alti complimenti. Allora, scusate, scusate, rifaccio. Amore mio, per favore, ma potresti... Non è vero, <rissime> che ma è vero. Ma non è vero, è vero chiedo sempre, per favore. Chiedo sempre, per favore. Per favore, per favore, non diciamo queste cose, chiedo sempre, per favore. Ed anche stasera dorme sul divano. Eviti giusto la cuccia solo perché il momo in casa conta più di te. Questo vocabolo superuomo, però i superuomini che intendono loro, ragazzi, secondo voi sono individui eh, che mh, saranno capaci di fare qualsiasi cosa? Secondo me no. Attraverso no. il progresso tecnologico che io. così tanto vanno decantando, loro non faranno altro che... Il prossimo te... comando, gli insulti di Vale. ancora più salda la presa sull'umanità intera. Schiavizzando comunque c'è John che effettivamente dice scusate io avrei sbloccato altri complimenti a chi John a chi a chi? sono tornati Sandra e Raimond <ride> ho pagato dice John allora a chi li, a chi li deve fare questi complimenti John dici pure vista l'aria che tiramo molto ovviamente eh, vediamo un po' vediamo un po' attraverso il cloud che andrà a racchiudere tutti i nostri cervelli. Quindi non ci sarà più un pensiero individuale, ma un pensiero unico. E sinceramente, se io penso ad un futuro di questo genere, devo dire che mi saccappona la pelle. Mi saccappona la pelle. A padre Cain, amore incondizionato, nonostante la rabbia. Allora, ascoltiamo. As <ride> ascoltiamo l'amore incondizionato. Da parte della donna all'uomo che eh, ascoltiamo... Si tratta di una coppia, non può essere incondizionato Ascoltiamo l'amore... La, ti posso fare i complimenti sul fatto che sai mentire molto bene. Mortaccio! E, e, sa, sai mettere delle maschere che ti stanno a pennello. Ma sono complimenti. Non tutti ci riesco, Senza padre. parole, senza parole, proprio, Sconvol sconvolto, sconvolto, ti ha <ride> io per la miseria. Che bei complimenti, amore e condizionato. È scritto sulla Bibbia. Beh. Eh, io volo, divertito cioè, diceva buonasera Samara alla prossima ti ha detto che sei un farso, falsissimo praticamente <ride> allè, allè, pensiero unico oggi non era ancora uscito ci facciamo un bingo con i cresciti dei complottisti allora, mancano tre minuti dai chiudiamo probabilmente noi non vedremo effettivamente il cambiamento vero e proprio su questa terra però io Provate, vi consiglio e voglio spionarvi ah, ehm, anche dalle piccole cose perché per me è molto importante ad oggi fare questo. Vi consiglio di screenshot in sagrestia. Vediamo un po' Alberto che di solito manda dei momenti salienti delle live. Andiamo a vedere. Ah, è la mia faccia sconvolta. Ai complimenti di Vale fantastico. Hai preso un fermo. Immagine stupendo, Alberto di fare del bene. O magari apportare delle modifiche al vostro stile di vita per cercare di lasciare un futuro, un futuro più stabile ai nostri figli. Perché Tutti insieme nel cloud. I bambini sono io. la cosa più importante. E e I bambini, i bambini mancavano nel I bambini discorso. di oggi andranno a costituire il futuro di domani per cui questo è una... A camminare, ma velocissimo con la... una cosa molto importante, diciamo che il mio obiettivo è quello, eh, cercare di prendere i testimoni del passato, cioè cercare di prendere magari mh, tutte le cose belle che sono state fatte in passato da molti personaggi che sono addirittura andati incontro alla morte pur di tenere fede al loro pensiero, ha fatto molto riflettere, perché il tutto di non averlo visto prima Saturno, quindi è proprio come perché chi studia questi simboli come me, chi si è approcciato comunque negli anni alla simbologia, sa che per loro Saturno è qualcosa di super importante e quindi la scena finale io l'ho vista proprio come un qualcosa, è opera loro è opera di Saturno è opera di... loro, torna anche il loro nei video di Serenca. io crollo vado buonanotte Conchietto, siamo ormai in chiusura, abbiamo chiuso proprio con è opera loro, che secondo me è importante. hanno sbloccato altri complimenti eh, mi dispiace ma non c'è altro voglio che insulti per why, dire why, Serenca why. Al di... no non vale beh, sono complimenti why, why. È colpa loro. Come, come vi faccio dire che cosa dire. Se avessi un uh, appuntamento con Serena, sì, yeah! tutto il tempo farei venire i crampi. Eh, eh, massimo, sforzo di non farle raccontare nessuna trama di nessun libro, nessun'altra teoria dell'assurdo, ok. Allora figlioli, io direi che per questa sera è tutto, abbiamo riempito la nostra carrellata di disagio, il nostro vagone di disagio è pieno anche questa sera, devo fare, devo fare, eh, con i cambiamenti che porterò poi, diciamo, no, ne, basta, nelle, vac <ride> nelle vacanze Vado estive, mio. aggiungerò cose, farò un po' di restyling, un po' di roba e aggiungerò ovviamente anche il disagiometro, uno strumento in grado di percepire il livello di disagio. Eh, eh, che cosa ha scritto non voglio fare spoiler non voglio fare spoiler allora fioccano queste richieste di complimenti toni che devi fare i complimenti tu a me però purtroppo ragazzi non funziona così eh, tipo il tipo il poracciometro esattamente esatto non voglio fare spoiler mai non voglio fare spoiler mai allora io faccio i complimenti a valentina perché ha una pazienza, è una pazienza, è una pazienza. Ora, ora vedrete tutti la pazienza che vedo io. Ha una pazienza biblica per sopportarmi per sopportarmi, e yeah, questo è un e... modo subdolo di beccarmi è un complimento alla tua pazienza. È un complimento alla tua pazienza. E, eh... stavi proseguendo? No, basta, è finito è ah, <ride> per così poco, lo dicono tutti. Allora, figlioli, io vi ricordo l'appuntamento, Lara ci ricorda il link affiliato a Amazon. Qualora acquistasse su Amazon, potrete farlo tramite il mio link per supportare il canale senza spendere mezzo centesimo. Amazon mi pagherà in buoni Amazon che io utilizzerò ovviamente per comprare nuovi accessori per il cronovisore. Se Renka sta leggendo la chat, non scrivete... Non scrivete porca. E... Voi come... fai come ven vendetta ora mostrate tutte le vostre chat live. Eh, poi ha ragione che ti chiama falso. Non puoi pretendere che una tira ti faccia complimenti istantanei, anche che questi siano sinceri. Biblica di ogni 5 minuti metteva a morte migliaia di persone In effetti pazienza biblica non è, non è proprio giusto come termine di paragone Allora figlioli grazie a tutti per la compagnia di questa sera Grazie, grazie per il supporto L'appuntamento è a domani alle 21 con le Clerical News Ovviamente nuovamente con l'open mic dalla Sacrestia Quindi qualora voleste partecipare in voce dal gruppo Terna della Sagrestia solo per abbonati. Abbonati, volontari, non valgono battesimi regalati. Ci vediamo domani sera alle 21. Se aspettate qualche secondo, io vi accompagnerò gentilmente con garbo, grazia e maestria verso un altro canale. Vediamo chi sta in live in questo momento. Andiamo a fare un piccolo ride. Eh, C'è qualcuno del nostro network? Sì. Vedo. Vedo Channel Fornardo che Ah, ma ci sono anche i lupini! Ma no, allora scusate, ma no, eh, è con amore che andrò a fare un ride ai lupini. Ci sono i lupini live e andiamo direttamente a salutare loro. Eh, andiamoci a farci aglietare la serata dopo il disagio espresso e assorbito. Questa sera, mi raccomando, domani alle 21, sempre qui, Clerica News Live. Non mancate, vedo che siamo 117 e solo 64 partecipano al ride, ragazzi. Cioè, è brutto così, eh? Ci parlano dietro. Non dovete fare niente, vi basta restare fermi qua e aspettare che io vi accompagni. Imperatri TV, eh? <ride> sì, è vero, perché <ride> mi è piaciuto. <ride> ma cosa, <te> ma merda, <ride> Ma che merda! Eh. Ecco Pione, mi è piaciuto il tuo modo di invitare la gente in là e a ride, io lo sto. Lo sto. Uh. Allora, ragazzi, ci vediamo domani per parlare di arte. A 21 mi raccomando. Cazzo, cazzo. Parleremo di espressionismo e cazzetti disegnati sui libri di espressionismo che Amazon ti invia gentilmente. Non copia, rende rispettoso omaggio. Bravissimo Alberto, ma era sottinteso. Era se inteso che fosse un omaggio al tuo modo. Eh, ragazzi, cioè, vengo criticato costantemente, è incredibile. Non mi si apprezza, non mi si apprezza. <ride> Grazie a tutti per la compagnia, figlioli. A domani, ciao!